Il mio primo maggio era stato il primo maggio del 1968. Eravamo partiti dalla vecchia sezione del PC di via Flavio Stilicone e ci eravamo divisi le coppie dell'unità. Io ero piccolissimo, meno di 15 anni, perché ho 15 anni li ho fatti il 7 novembre 1968, e dopo aver preso la macchina del compagno sindacalista, siamo arrivati a Piazza San Giovanni. Io ho cominciato a vendere l'unità con un entusiasmo totale. E difatti, dopo pochi quarti d'ora avevo finito tutte le copie che mi erano state assegnate dal compagno sindacalista. E quando ci avvicinavamo alla macchina per prenderne altre, mi diedi i soldi della vendita delle tante copie dei giornali. E lui, da questi soldi, tirò fuori 5.000 lire di allora e mi disse: "Tieni, questi sono per le sigarette." Io lo guardai in faccia, buttai per terra le 5.000 lire e i giornali che mi aveva dato per ricominciare la diffusione, e gli dissi: "Io per politica non prenderò mai una lira. Io non voglio i soldi." "Ma come? Sei l'unico. Non me ne importa. Addio, non voglio vedere più un sindacalista." Sono passati tanti anni e da quell'episodio passai dal corteo del sindacato a quello degli studenti che erano arrivati dalla via di sinistra di San Giovanni, dal vialone, con in testa un bastone, ricordo come se fosse ora, con un casco tedesco e poi una scritta con scritto pace. E riprendemmo il corteo senza entrare. Io l'ho ripreso con gli studenti, ma non erano solo studenti, erano la parte migliore del proletariato romano. E così ripresi da San Giovanni, lasciai San Giovanni insieme al corteo degli studenti e andai verso Santa Croce. E a Santa Croce incrociammo il corteo dell'Unione dei Comunisti Marxisti-Leninisti. E noi, che invece non avevamo aderito a quel partito, e venivamo dalla comune di Cinecittà: Enrico, Gianni, Francesco, Franco, Paolone. Li trovai nel corteo degli studenti e invece nel corteo dell'Unione dei Comunisti Marxisti-Leninisti, in cui mi infiltrai, curioso, trovai Gina e Bruno e tanti altri che poi divennero i miei migliori amici. Ma questo avvenne un anno dopo, che io nel 68 ho fatto tutto dentro il movimento. Ho fatto occupando lettere, io che ero il più piccolo, che durante gli scontri di lettere contro i fascisti che buttavano dalla finestra dalle finestre di giurisprudenza sulla testa di noi studenti di sinistra che arrivavamo da lettere, buttavano scrivanie, una colpì Oreste, che vicino a me cadde, Oreste Scalzone, e i compagni mi presero di peso e mi dissero: "Tu sei troppo piccolo per partecipare a queste cose", e mi portarono via. Beh,
Tutto era cominciato il 1 maggio del 1968. Ci furono le elezioni quel mese. Ci fu la speranza della Francia quando, niente, il passaggio da Piazza San Giovanni il 1 maggio da quell'anno è stato obbligatorio, prima come militante, poi come libraio. Spesso a Piazza San Giovanni, beh, ricordo la prima Piazza San Giovanni con il grande concertone, montammo la bancarella tra San Giovanni e Via Sannio, io e Pino il Calabrese, Piazza San Giovanni. L'appuntamento fisso su Piazza San Giovanni è sempre stato sotto San Francesco, quasi fosse lui il santo dei lavoratori. Poi le manifestazioni a San Giovanni si sono susseguite per anni, fino a quella del 77, dove, beh sì, sempre litigavamo con i sindacalisti, e io arrivai quasi fin sotto il palco, insieme agli operai del nord. Piazza San Giovanni è il nostro 1 maggio. Ma dopo tanti anni di bandiere rosse, di slogan, di manifestazioni, il 1 maggio oggi voglio festeggiarlo guardando il sole e le stelle, guardando il mondo in alto, guardando un mondo che in 50 anni si è fermato, perché io mi sento ancora oggi un giovane sessantottino, mai un ex, un militante del 1 maggio, che vuole l'uguaglianza, la libertà, la giustizia sociale, ma non solo, vuole che la diversità di ognuno di noi venga riconosciuta in uno scambio collettivo che porti progresso, libertà, che porti giustizia sociale vera. Io mi sento un militante del 1 maggio, perché se non c'è festa, festa dei lavoratori, senza che il mio lavoro, che il mio non lavoro, che il mio lavoro libero dalla schiavitù, che il lavoro liberato non possa essere riconosciuto e festeggiato. Ecco, il lavoro liberato dal profitto, questo significa il mio 1 maggio. Lavoro consapevole, indipendente, senza padroni. Questo si deve festeggiare il 1 maggio. Il resto non esiste. È schiavitù, è costrizione. E viva il 1 maggio, libero e indipendente, libero soprattutto dal lavoro salariato, per un lavoro vero, creativo, indipendente, per un lavoro liberato.